Siamo ritornati sui campi da tennis, qualche consiglio. Naturalmente il circolo tennis Bari è aperto soltanto alle persone che hanno prenotato online i campi, quindi dovranno entrare poi con la mascherina, naturalmente i dipendenti saranno ad accoglierli per aggiornarli su tutto il protocollo. Quando si entra in campo, noi stiamo seguendo un po' i consigli che ci ha dato la FIT, e quindi entrare in campo con la mascherina, naturalmente la distanza quella c'è perché il campo è molto grande, soltanto per il singolo, quindi soltanto due persone nel campo, con le panchine una da una parte e una dall'altra. Si consiglia comunque di disinfettare le mani, infatti abbiamo dotato i viali del circolo appunto dei appositi disinfettanti. Si consiglia anche l'uso, sempre la FIT ci dice di usare il guanto con la mano con la quale non gioca. In questo caso io sono naturalmente gioco con la destra, quindi potrei utilizzare il guanto con la mano sinistra, naturalmente, e viceversa. Le palle, per esempio, si possono prendere invece con la mano, si possono prendere con il piede, con la racchetta, e naturalmente vicino al piede. Insomma, sono tutte, danno anche dei consigli sulle palle numerate o su colori diversi. Questo è un aspetto fondamentale per mettere il circolo in sicurezza. Ovviamente all'interno del circolo devono vigere quelle che sono le indicazioni, le raccomandazioni a livello nazionale relativamente al distanziamento fisico, che opportuno sia almeno di 2 metri. E relativamente all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, mi riferisco alla mascherina chirurgica, diciamo obbligatoriamente negli ambienti indoor. All'esterno, ovviamente, la situazione è completamente diversa. In ambiente outdoor non è necessario l'uso della mascherina laddove vengano rispettate le indicazioni del distanziamento. Tennis, che ritengo sia lo sport più sicuro per quanto riguarda la distanza, e naturalmente perché lo sport fa bene.